Sono tanti argomenti naturalmente di cui occuparci questa mattina. Partiamo però da quello che riguarda il Movimento 5 Stelle, che ha fatto questa proposta per aiutare le città più colpite dall'emergenza sanitaria ai parlamentari, cioè di dimezzarsi lo stipendio. Come la vedi? Ma io la vedo nel solco dei 5 Stelle come una buona proposta. Diciamo che tanti hanno dato il buon esempio in questo momento storico, drammatico, tragico, e perché non lo devono dare per primi i rappresentanti della politica più alta, quelli che dovrebbero dare un segnale forte al paese. Quindi diciamo che è radicato nella logica dei 5 Stelle ed è una proposta sicuramente molto interessante. Sono stato contattato in effetti da dei parlamentari per questa iniziativa, anche per cercare di capire, soprattutto per una città come Piacenza, dove indirizzare questi denari, queste disponibilità, queste somme. È chiaro che poi ci vuole un collettore e bisogna appunto stabilire quello che può essere l'intervento migliore a favore anche in questo caso di Piacenza. Perciò la vedo come una cosa assolutamente molto positiva. Diciamo che in tanti hanno dato l'esempio, anche la politica ad alti livelli deve dare questo esempio. Parliamo anche del fondo di solidarietà, questo fondo che, insomma, questo aiuto che non sta convincendo i comuni, perché si tratta solamente di un anticipo di quanto doveva già arrivare e poi in qualche comune, come abbiamo sentito, nemmeno arriverà. Ma guardi, io sono dell'idea che la ricetta, insomma, che l'idea, insomma, che ha stabilito Draghi sia quella corretta, nel senso che bisogna allargare i cordoni della borsa in maniera molto molto importante. Quello che viene dato ai comuni è solo un'anticipazione di un trasferimento che sarebbe arrivato comunque. Quindi guardandola più in grande, guardandola sull'Europa e anche sull'Italia, bisogna avere la possibilità di sforare dai parametri del deficit, bisogna fare come hanno fatto gli Stati Uniti, cioè riuscire ad arrivare a delle percentuali di utilizzo, di sforamento che raggiunga l'8 o il 10% del PIL, e questa è una cosa però che deve partire dall'Europa, deve partire e poi dagli Stati nazionali, perché i singoli interventi fatti su iniziative di comuni, regioni oppure mirate non portano a un risultato di insieme importante. Quindi la grossa mossa deve essere fatta, e infatti Conte ci sta provando, a livello europeo, anche se sembra che alcuni stati europei, soprattutto quelli del nord, non siano così favorevoli a una forma di aiuto, diciamo così, un pochino a fondo perduto. Ecco, però insomma, la materia è un po' più complessa da una semplice spiegazione di questo tipo. Se mi permette, però, io vedo che gli Stati Uniti in tutte le crisi importanti, ricordo il 2001 dove c'eravamo, o il 2008, sono sempre intervenuti dando grossa disponibilità e iniettando liquidità nel sistema. L'Europa ha sempre ritardato questo tipo di interventi, l'Italia in particolare, e siamo sempre usciti molto peggio dell'America da queste crisi grosse. Ecco, quindi secondo me se c'è una ricetta è quella di dare grossa disponibilità al sistema finanziario. È il momento di spingere l'acceleratore, o adesso, o come si dice, o mai più, perché sicuramente molte categorie di lavoratori, e lo abbiamo sentito anche da altri nostri ospiti, usciranno con le ossa rotte da questa emergenza sanitaria durissima legata al coronavirus. A proposito di notizie, certo, che riguardano sempre il governo, chiediamo a lei anche la sua opinione su questa altra cosa che sta facendo molto discutere, su questo chiarimento, l'ora d'aria dunque per portare a spasso, diciamo così, il figlio. Un solo genitore potrà farlo, è vicino a casa, però è una cosa che permette le uscite in un momento invece dove bisognerebbe veramente stare a casa. Ma guardi, io che sono normalmente uno sportivo a cui piace appunto andare a correre, andare in bicicletta, ritengo che questo sia il momento per rimanere ancora allineati, chiusi, per vedere effettivamente se i risultati arrivano, anche perché ricordo che Piacenza, visti i dati degli ultimi giorni, non è ancora a un livello per cui si possa dire stiamo tranquilli, perciò non sono così favorevole, anche perché poi quando si lascia alla scelta individuale
la libertà da prendersi, ecco, quella libertà a volte viene presa in maniera sconsiderata. Perciò, quindi è stato un azzardo del governo? Secondo me è un po' un azzardo. Voglio tornare però, mi scusi, sul discorso dei lavoratori e sul discorso di chi in questo momento è in grossa difficoltà economica. Ecco, io che sono un bancario vedo che faticano, stanno arrivando, ma faticano ad arrivare quelle che sono le risultanze del decreto Cura Italia. Ecco, prima arrivano meglio è, però ecco, lo Stato può fornire anche garanzie alle aziende, può fornire garanzie affinché queste aziende abbiano un ricorso al credito e alla liquidità importante. Devo dire personalmente, e poi mi taccio su questa cosa, che gli interventi fatti spot con i 500-600 euro nelle mani dei lavoratori indistintamente siano un intervento non sufficiente e anche poco equilibrato. Sì, anche perché chiaramente poi va da lavoratore a lavoratore, azienda a azienda, ne abbiamo parlato anche di questo, certo. Ed è sicuramente difficoltosa la cosa, nonostante le tante richieste, come abbiamo sentito, 100 al secondo proprio già da questa mattina all'INPS. Grazie per aver naturalmente commentato tutte queste notizie ed essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi e un abbraccio a tutti e un saluto agli ascoltatori. Andrea Pugni, capogruppo Movimento 5 Stelle del Comune di Piacenza, ospite di Radio Sound Piacenza 24.